あ <music> Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata Buonasera. numero 30 di La storia e memoria comprendere il nostro futuro. Ciao Enrico, bentornato. Ciao a tutti. Allora, in, in, come al solito salutiamo tutti coloro che si, sono, che si stanno insomma, mettendo in sintonia con noi da Facebook, da YouTube e da Twitter, perché siamo anche su Twitter. E prima di passare all'argomento del giorno e quindi di passare alla sigla, vi ricordo che le iscrizioni per uh, Officina Mediterranea sono aperte, quindi se volete far parte anche attivamente di Officina Mediterranea, perché a breve apriremo anche dei circoli regionali nei vari territori da dove sono già... Pervenuti le, le prime iscrizioni, quindi parlo della Sicilia, della Calabria, della Puglia, della Basilicata, della Campania e poi salendo più sopra dall'Abruzzo, dalle Marche Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Cioè, nel nostro piccolo abbiamo già fatto tanto e abbiamo anche dei nomi eccellenti, ma di questo ve ne parleremo nelle prossime puntate, eh, dei nomi eccellenti che si sono insomma uniti a noi, oltre ai gli scrittori che già conoscete, ci sono tantissimi musicisti, insomma, giornalisti, uomini e donne di cultura, insomma, stiamo facendo davvero un bel lavoro. Enrico, allora l'argomento di quest'oggi di, cos di, di cosa parliamo? Oggi parleremo dell'ampliamento della rete ferroviaria nel sud e vedremo come questo, questo fatto... Si inserisce in vari discorsi contemporaneamente. Ma direi Perfetto. vedremo tutto dopo la sigla. Tutto dopo la sigla. Dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, mia. Donato, la settimana scorsa abbiamo mandato in onda la conferenza eh, dal seggio del popolo di Napoli, ma due settimane fa avevamo cominciato il discorso sui fatti successivi al 1860, o per meglio dire, sui fatti successivi al 1860 che rappresentavano un trasferimento di risorse dal sud. Al nord. In realtà con l'unità eh, successe una cosa inevitabile, il eh, debito pubblico italiano eh, esplose e bisognava in qualche maniera fronteggiarlo. Purtroppo le, le risorse per fare fronte a, pro, a questo problema finanziario stavano prevalentemente nel sud. Ma a questo uh, discorso, su questa situazione, se ne sovrappone un'altra, ovvero sia, si sovrappone un fenomeno, un fenomeno dell'epoca molto noto, che eh, veniva definito come piemontesismo. È un fenomeno ampiamente documentato, con eh, testimonianze eh, numerosissime, e nel mio prossimo libro c'è un capitolo intero dedicato alle, alla descrizione di questo fenomeno fatta non da me oggi ma fatta riportando eh, testi di autori dell'epoca io adesso eh, cercherò di descrivere questo fenomeno leggendo il testo di un autore piemontese perché appunto di questo piemontesismo ne parlarono anche i piemontesi stessi in realtà in che cosa consisteva consisteva in questo nel fatto che la classe politica piemontese riteneva che eh, il resto dell'Italia fosse eh, una, una specie di appendice del Piemonte. Vediamo, vediamo cosa ci dice eh, il capitano dell'esercito Alessandro Bianco Conte di San Giorgio, che era un piemontese. Nel suo libro Il brigantaggio alla frontiera pontificia ci dice questo. Piemontesismo. Ecco Un'altra parola gravissima, dolorosissima, che non dovrebbe esistere nel dizionario italiano. Essa esprime un dualismo, il quale si traduce in discordia. E si sa che l'Italia dalla discordia fu sempre prostrata. Ma quando i fatti provano che le leggi che si mandano non sono buone per le province meridionali, che le condizioni economiche di queste sono toto cielo diverse da quelle e così le spirituali, le cordiali di abitudini, di costumanza di tendenza eccetera perché si danno e si fanno agire bisognava non toccare, non innovare appena accomodare ai principi costituzionali il piemontesismo è emblematico di una mentalità i politici piemontesi che rappresenteranno nei governi successivi all'unità per moltissimi anni circa la metà dei eh, ministri vedevo il resto dell'Italia come territori da utilizzare per risolvere i propri problemi. Abbiamo qualche difficoltà con il collegamento di Enrico, vediamo se la linea viene ristabilita. Um, bello della diretta. Questa sottamentalità dei territori del Sud come ehm, una possibilità di sfruttamento anche a livello personale. Questo è quello che succede. E eh, questo episodio, l'episodio relativo all'ampliamento della rete ferroviaria del sud, lo rappresenta in maniera, in maniera eh, paradigmatica. L'ampliamento della rete ferroviaria del sud è un episodio, è un fatto emblematico. Perché rappresenta il primo dei grandi scandali italiani che si sono succeduti senza soluzioni di continuità fino ai giorni nostri, rappresenta anche il primo dei grandi episodi di trasferimento di ricchezza dal sud al nord e rappresenta anche il più grande caso immaginabile di conflitto di interessi che ci sia mai stato, come vedremo. Allora, cosa succede? Raccontiamo il fatto e poi vediamo poco per volta come tutte queste cose che ho detto si realizzano. Quando Garibaldi conquista Napoli, emette un decreto il 15 ottobre del 1860. Quindi, emette un decreto con il quale, con il quale annulla i capitolati esistenti con le società del sud che stavano effettuando l'ampliamento della rete ferroviaria e assegna questi lavori ad una nuova società, una società istituita per l'epoca, per l'occasione, la Società Italica Meridionale che era fondata dai banchieri livornesi Pietro Adami e Adriano Lemmi, che erano personaggi molto vicini a Garibaldi, facevano parte della massoneria come lui e avevano in parte finanziato la sua spedizione. Anzi, Adriano Lemmi sarebbe diventato Gran Maestro della massoneria in Italia. Questo cosa significa? Che quando Garibaldi conquista Napoli erano in atto questi lavori, era in atto l'ampliamento della rete ferroviaria del sud e i lavori erano stati assegnati a due imprese, una napoletana ed una pugliese. L'impresa napoletana si chiamava Bayard, era l'impresa dell'ingegnere Giuseppe Bayard, nato in Francia, il quale aveva compiuto tutti i lavori ferroviari fino a quel momento e a lui era stata assegnata la linea tirrenica che sarebbe arrivata fino ai confini dello Stato Pontificio e poi si sarebbe collegata con la rete ferroviaria che si stava realizzando nello Stato Pontificio. La rete adriatica era stata affidata all'impresa Melisurgo. Ora queste società avevano fatto un capitolato con il governo borbonico. Questo contratto prevedeva una grande partecipazione finanziaria da parte di queste società, perché era così che si facevano i lavori pubblici nel Regno delle Due Sicilie. Non bisognava toccare il debito pubblico, era sacro, il debito pubblico era intoccabile, non bisognava in, in, aumentarlo. Quindi i lavori pubblici dovevano essere fatti con una piccola partecipazione dello Stato e con una grande partecipazione delle società coinvolte, le quali poi avrebbero avuto una concessione di dieci anni minimo per recuperare eh, i loro soldi più i, gli interessi più. Ehm, i profitti, i giusti profitti. Quindi co così stavano le cose quando arriva Garibaldi. I lavori stavano procedendo piuttosto lentamente, come ovvio, perché eh, per non intaccare il, il bilancio dello Stato, le cose procedevano in questa maniera. Garibaldi toglie i lavori a queste due società e li assegna alla società che vi ho nominato prima, la Società Italica Meridionale. Ma se esistevano gli sciacalli, c'erano degli sciacalli ancora, ancora più forti. Come era facilmente prevedibile, il Parlamento revocò questa concessione fatta ai due banchieri livornesi e assegnò i lavori ad un'altra impresa. Tutto questo accade il 18 settembre del 1862. Il Parlamento revoca i lavori che stava facendo che stavano andando avanti, portati avanti da questa da questa impresa livornese e li assegna ad un'altra impresa che non esisteva ancora, che stava solo sulla carta. Questa impresa sarebbe stata costituita diverse settimane dopo la delibera del Parlamento e prese questo nome, Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Ora, come ho detto, questo episodio rappresenta un, un caso veramente paradossale di eh, conflitto di interessi, perché questa società italiana per le strade ferrante meridionali sarà costituita da tutti i pezzi grossi della politica italiana dell'epoca. I presidenti saranno Bettino Ricasoli, che era stato presidente del Consiglio e lo sarà ancora molte altre volte, e il m, politico calabrese. Il barone calabrese Giovanni Barracco, che era uno dei maggiori rappresentanti della maggioranza. Gli amministratori di questa società saranno niente di meno che Pietro Bastocci che era ministro delle finanze, e Guido Susani, che era un altro dei maggiori rappresentanti della maggioranza dell'epoca. Il consiglio di amministrazione, composto da 18 persone, sarà così costituito. Dieci politici, tutti facenti capo. Al governo o alla maggioranza e otto banchieri. Nel mio libro io riporto proprio l'elenco completo di tutti i consiglieri di amministrazione con relative eh, attività e eh, descrizione del, del relativo collegio elettorale. Quindi è un caso di conflitto di interessi pazzesco perché il presidente del consiglio, i capi della, 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 della maggioranza, si, eh, si appropriano di questi lavori. e mh, La cosa importante da sottolineare in questa sede, e cap ne capiremo l'importanza più avanti, è che il capitale sociale di questa nuova società è interamente torinese e milanese. La banca capofila è la Cassa del Commercio e dell'Industria diretta da Domenico Balduino, un personaggio che troveremo coinvolto in tutti gli scandali da questo momento in poi. E poi ci sono tre banche milanesi, la banca Belinzaghi, la banca Zaccaria Pisa e la banca Well Weiss. Benissimo, capitale sociale di 100 milioni, tutti gli amministratori, eh, pezzi grossi della, della, della maggioranza dell'epoca, e ovviamente la stampa dell'epoca attaccò questa operazione che eh, diciamo, era ampiamente sospetta incominciarono inchieste sui giornali, eh, interviste ai politici dell'epoca, insomma, scoppiò uno scandalo enorme in Italia e il Parlamento fu costretto fu costretto, sì, così nasce il capitalismo clientelare. Michael, ah caspita, non avevo letto la provenienza del, della nota, ma è proprio, è proprio così. E il 21 maggio del 1864 il Parlamento delibera la Costituzione di una commissione d'inchiesta, perché ovviamente ci sono tanti politici che vogliono vederci chiaro. Questa commissione d'inchiesta accerta incontrovertibilmente che c'erano stati degli atti di corruzione, c'erano state quelle che noi oggi chiamiamo mazzette, erano, molti politici avevano eh, avuto dei soldi in cambio del loro voto. E venne anche confessato da alcuni politici, quindi il fatto venne accertato in maniera incontrovertibile. Ma questa commissione parlamentare aveva solo poteri di inchiesta, poteri investigativi, non poteva fare altro. Quindi la commessa non venne revocata perché il governo non la revocò né ci furono magistrati che iniziarono indagini per accertare eventuali reati, quindi. Ehm, Cosa poteva fare la commissione d'inchiesta? Non poteva fare una sola cosa, fu proprio quella che fece: rendere pubblica la sua relazione finale. Questa relazione finale venne riportata da tutti i giornali e destò uno scandalo enorme nel paese. Ci fu una reazione, una reazione enorme. Il paese reagì a questo, a questo scempio. E tutti i politici coinvolti, quasi tutti per la verità, ehm, Ebbero delle reazioni molto eh, condivisibili. Insomma. Eh, Guido Susani si dimise da parlamentare ed emigrò e espatriò, andò fuori dall'Italia e non è mai più tornato in Italia, è morto addirittura all'estero. Bastoggi si dimise da parlamentare e non volle mai più essere eh, coinvolto nella politica. La maggior parte dei, dei consiglieri di amministrazione che eh, politici si dimise, ma non si dimisero semplicemente si divisero e, e, si, e si allontanarono definitivamente dalla politica. L'unico che rimase in politica senza problemi fu Ricasoli. Ma addirittura a Livorno si costituì un comitato di cittadini che chiese la revoca della cittadinanza a Bastoggi. Bastoggi era livornese e quindi nel, nel paese ci fu una reazione. Um, e questa è la differenza tra allora ed oggi, perché gli scandali ci sono ancora, ma oggi sembra quasi che noi ci siamo assuefatti a questi scandali. Eh, quando ne quando sentiamo parlare, eh, ci stringiamo nelle spalle, e diciamo sono cose che capitano. All'epoca invece ci fu una reazione fortissima, che come ho detto, fece letteralmente vergognare questi politici coinvolti. E quindi. Abbiamo detto che questo episodio rappresenta il primo grande scandalo della Nuova Italia, e questi scandali si sono succeduti senza soluzioni di continuità fino ai giorni nostri. Prima di ritornare su questo argomento, prima di ritornare sull'ampliamento della rete ferroviaria e di vedere cosa rappresenta, vediamo un, un passo molto interessante di uno scrittore. Paolo Valera, che può essere definito mh, non certamente come il primo eh, scrittore d'inchiesta, ma sicuramente come il primo grande scrittore di inchiesta italiano. So. Ci sono ancora qualche piccolo. Ci sono dei piccoli incidenti tecnici, praticamente un collegamento purtroppo non, di Enrico oggi non è dei migliori. Vediamo se si ripristina come prima. Il quale descrive: che violenti, che gaglioffi, che bricconi, che malviventi. I ministri trafficavano e si circondavano di sicari della penna. I deputati facevano affari e i giudici rendevano servigi. La pubblica sicurezza era infame e sovrana. I monopoli nazionali venivano abbandonati ai banchieri della speculazione ladra. Le imposte erano così scorticanti che il governo non poteva esigerle che coi massacri con gli stati d'assegno. E questo è vero, magari faremo una puntata su questo argomento. Fra gli eminenti si era come scatenato il demone dei guadagni ingenti. Si speculava su tutto e con tutti. Intorno ai ministri erano persone losche, gente uscita dalle speculazioni con le mani sudice, scrocconi di tutti gli affari più tenebrosi, progettisti che volevano la patria grande per svaliggiarla, con la febbre di andare alla ricchezza. Col treno lampo era nata la mania delle pubbliche costruzioni. Si costruiva per smodati interessi, per trascinare nell'orbita delle intraprese gigantesche il denaro della nazione. Questo è quello che è successo in Italia dal 1860 al 1910. Ma il povero Paolo Valera non poteva certo immaginare, quando ha scritto questo suo libro, Il cinquantenario, che queste parole sarebbero attualissime. Ancora oggi, a distanza di più di cento anni dal suo libro. Quindi, eh, questo episodio, questo episodio dell'ampliamento della, dell della rete ferroviaria del sud rappresenta il primo grande scandalo dell'Italia ed è un episodio veramente eh, terrificante perché. I lavori erano stati assegnati, li stavano facendo delle imprese del sud e sono stati sottratti a queste imprese del sud per darli ad un'impresa che, come ci ho tenuto a precisare prima, aveva un capitale al 100% del nord. Il capitale dell'impresa della società italiana per le strade ferroviarie meridionali era al 100% del nord. Questa è una cosa importantissima ed è una cosa che va sottolineata. Perché questo episodio rappresenta anche il paradigma di un sistema che sarà poi utilizzato sempre fino ai giorni nostri, eh, che verrà replicato con i lavori del risanamento e verrà replicato e reso ancora più efficace con i lavori eh, della cassa per il mezzogiorno. Cioè, cosa succede? Si prende un'impresa del nord e questa impresa del nord viene a fare i lavori a sud. Questi lavori vengono finanziati perché i lavori ferroviari del Sud furono finanziati al 100% con il contratto dello Stato italiano, mentre con il contratto borbonico erano finanziati solo per il 33%. Con il contratto italiano vennero finanziati al 100%. E come denunciò Crispi in Parlamento, vennero a costare tre volte di più di quanto era stato previsto con i contratti precedenti, con il contratto borbonico. Quindi vennero finanziati interamente. Ci furono degli amministratori di questa società che fecero degli utili pazzeschi, che ebbero una, un reddito enorme, che si procurarono un reddito enorme con questi lavori. Ma questi soldi con i quali erano stati finanziati i lavori erano soldi che venivano per metà dalle tasse del nord e per metà dalle tasse del sud. Quindi questa operazione cosa rappresenta? Rappresenta un trasferimento diretto. Di soldi dalle tasse meridionali, cioè dalle tasche dei contribuenti meridionali alle tasche di questi 5-6 grossi banchieri del nord, i quali poi reimmettono questi utili nel tessuto economico del nord. Quindi, un'operazione del genere fatta in questa maniera rappresenta un grande trasferimento di ricchezza da una parte della nazione all'altra. La stessa cosa succede con i lavori per il risanamento. Ma anche per il risanamento lavorarono nuove imprese, tutte del nord, e la stessa cosa succede con i lavori della cassa per il mezzogiorno, ma con la cassa per il mezzogiorno la cosa è ancora più grave: perché mh, con la cassa per il mezzogiorno eh, queste imprese che hanno lavorato al sud non solo hanno preso contributi e li hanno portati, e li hanno portati al nord, ma hanno lasciato l'inquinamento al sud e non solo, poi hanno lasciato anche gli operai in cassa integrazione per metà sulle spalle del, dei meridionali. Ritorniamo quindi a questo episodio. Il trasferimento eh, di ricchezza avviene, è un dato di fatto, nel momento in cui si finanzia interamente questo, questo ampliamento della rete, della rete ferroviaria del sud, si, eh, si, si, si crea un, un, un reddito, un profitto, per degli imprenditori del nord. E po poco importa che poi in questa quest opera abbiano lavorato anche dei meridionali, ma anche su questo punto abbiamo una testimonianza dell'epoca importantissima, che adesso cerco di recuperare. Francesco Proto Carafa, un autore assoluta, conosciutissimo, del quale abbiamo parlato più volte, assolutamente al di sopra di ogni sospetto, sentite cosa ci scrive. Anche a fabbricare le ferrovie, anche a fabbricare le ferrovie si mandano operai piemontesi. Quindi, non solo si, si, si finanziano società del nord per fare queste ferrovie al sud, ma si mandano anche disoccupati del nord a lavorare al sud. Anche a fabbricare le ferrovie del sud si mandano operai piemontesi, i quali oltraggiosamente si pagano il doppio dei napoletani. Questa è, stata, questa è stata questa operazione della quale stiamo parlando ora. L'ampliamento della rete ferroviaria del sud è il primo grande fatto successivo all'unità che rappresenta trasferimento di ricchezza dal sud al nord. Il secondo episodio che rientra in questa categoria di fatti è la vendita dei terreni demaniali della quale abbiamo parlato due settimane fa. Seguiranno, anzi se qualcuno vuole prendere appunti adesso... Elenco questi, questi fatti lentamente, così magari li cominciate ad approfondire, e eh, quando ne parlerò a, a, diciamo, avrete elementi concreti per seguirvi. Allora abbiamo detto: ampliamento della rete ferroviaria del sud è un grande furto ai danni dei meridionali. Vendite dei terreni dei maniali, i terreni dei maniali stavano solo al sud, quindi è stato un grande danno per l'economia del sud vendita dei beni ecclesiastici, ovvero sia principalmente dei terreni ecclesiastici che stavano quasi esclusivamente al sud. Legge sul corso forzoso. Io ve la leggerò quando sarà il momento, quando ne parleremo e vedrete che è una legge allucinante. La legge sul corso forzoso è una legge con la quale si trasferiscono le monete di metallo prezioso, ovvero sia di oro e d'argento, dal Banco di Napoli alla Banca Nazionale di Torino. È finita qui, per carità, questo è solo l'inizio. Poi abbiamo la legge, la legge terribile sui dazi doganali, legge sui dazi doganali del 1887, che è quella che mette in ginocchio il sud, e che è quella dopo la quale comincia la miseria nel sud, perché fino a quel momento il sud si era difeso egregiamente. Poi abbiamo i lavori per il risanamento, che, come ho detto, furono fatti eh, esclusivamente da imprese del nord le quali vennero a Napoli, fecero una speculazione edilizia terribile, terrificante sulla pelle della povera gente napoletana, presero dei finanziamenti per fare queste opere quindi anche in questo caso soldi dei meridionali e dei settentrionali dati a imprese del nord che si riportano al nord ma poi il paradosso fu questo che rimasero proprietarie queste società delle, delle abitazioni costruite e quindi mese per mese prendevano anche gli affitti dalla classe borghese napoletana e poi l'ultimo episodio Forse il più grave di tutti, il modo in cui vengono utilizzate le rimesse degli emigranti, rimesse degli emigranti che, come ovvio, venivano per metà dagli emigranti del nord e per metà dagli emigranti del sud, perché in Italia emigravano sia i settentrionali, sia i meridionali. Anzi, i settentrionali, alla fine, quando finisce l'emigrazione storica italiana nel 1914, sono di più dei meridionali. Ma non è questo il punto. Non è che le rimesse provenivano dai meridionali o dai settentrionali e il modo in cui queste rimesse furono utilizzate che danneggiò enormemente il Sud poi il Sud si riprese cominciò a riprendersi dopo il 1900 con una serie di provvedimenti importanti e poi arriviamo al fatidico 1915 alla prima guerra mondiale con la quale il Sud viene trasformato in una vera e propria colonia cioè il Sud diventa una colonia dell'Italia della nuova Italia non subito ma dopo molto tempo e questa operazione è complessa e lunga e articolata, e il colpo importante, cioè il grande danno per il sud avviene nel corso della prima guerra mondiale, quando il sud non può difendersi né più né con gli scioperi né con la stampa. Perché nel, nel, nell'aprile del 1915 viene, viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con il quale viene soppressa la libertà di stampa e la libertà di sciopero. Quindi. Eh, questi industriali del nord, questo comitato del quale parleremo nelle prossime puntate, prende il potere, prende il governo e si assicura di poter finalmente distruggere le industrie come sognava sin dall'inizio. Le industrie del sud che invece fino a quel momento eh, avevano resistito più che egregiamente. Questo è il percorso. Poi, dopo, dal 1915 in poi inizia tutta un'altra storia. Che è quella di, un, di uno Stato di due Stati all'interno dello stesso Stato, del quale uno è purtroppo subordinato. Io direi che oggi, forse in un tempo piuttosto breve rispetto al solito, però ho messo, ho messo molta carne a cuocere, ho ho, ho penso di aver descritto bene cos'è stato questo, questo benedetto ampliamento della rete ferroviaria del Sud. E come si sia risolto in una grande beffa ai danni del sud, però ho anche una panoramica, una panoramica generale su quello che accade nel 2008, penso con molta serietà, non, non con spirito di parte, perché questi sono fatti tutti successi veramente. Ci sono le leggi, ci sono, ci sono gli articoli degli economisti e dei politici dell'epoca che, che li descrivono compiutamente. Questo è. In, eh, in sintesi, quello di cui ci occuperemo in questo nuovo corso delle trasmissioni, o, io, o spero spesso con degli ospiti. Donato, a te la parola. Perfetto, io come al solito ti ringrazio. Ci sono stati due momenti in cui ti sei bloccato perché la, la linea ha avuto problemi di connessione, però poi hai ripreso il discorso quindi si è capito benissimo in ogni caso. Ho visto che comunque anche stasera hanno, hanno apprezzato in particolar modo l'argomento. Eh, vediamo che è arrivato l'ultimo messaggio di Michael Miele. Ma che facevano e fanno i rappresentanti politici del Sud, specialmente quelli cosiddetti di sinistra? Beh, sono strivizie di Roma. <ride> no, no, vabbè. I politici, i politici del sud hanno difeso, hanno difeso fino a quando hanno potuto fino avevano, quando le mani, stato... avevano e hanno le mani legate, secondo me. No, ma nel, nel 1800 no. Difendevano il sud e ottenevano anche parecchie cose, e, e dopo, dopo quando la libertà finisce, quando appunto da, da quel belen, maledetto stato di, di emergenza nazionale che, che cancella la libertà di stampa, che inizia la caduta, la caduta del Sud e che inizia anche l'impossibilità dei meridionali di, di difendersi. Della classe politica odierna preferisco non, non parlare, ma i politici italiani dell'Ottocento si facevano sparare, eh, si facevano sparare addosso pur di difendere, di difendere il Sud, sparare veramente non per modo di dire. Sono stati sparati diversi politici meridionali per aver difeso strenuamente il sud e da, da un certo punto in poi che, che finisce tutto, finisce la libertà. Questa è la verità. Certo. Vabbè, quindi Approfondiremo questo discorso, ovviamente, nella, nelle prossime puntate. Io sì. nel frattempo vi ricordo che per iscriversi a Officina Mediterranea, per essere parte attiva del nostro progetto, questo è l'indirizzo email: iscrizioni.m.com. Chi ne fa richiesta, manderemo. Lo statuto, l'atto costitutivo, il codice etico. Quindi per iscriversi e il modulo di iscrizione. Poi ognuno potrà decidere mh, come aderire, insomma, nelle modalità che preferisce. Io Nede, ti ringrazio Enrico. E ricordo a tutti che la prossima puntata con i format di Officina Mediterranea è per martedì alle 19 con una nuova puntata di Alma Culturas insieme a Cristina Tundo che ci presenterà un, libro di una, un nuovo libro di una scrittrice che sarà il nostro ospite detto questo ancora grazie Enrico e benissimo, benissimo allora vediamo. io do l'appuntamento per noi per la storia in memoria a giovedì prossimo, va bene? perfetto, Saluto grazie tutti. a tutti per averci seguito e buonasera, alla prossima in bocca al lupo a tutti, alla prossima